E anche per quest'oggi siamo pronti con le news. Siamo come al solito in collegamento con il direttore della testata giornalistica Rutigliano Online. Gianni, come va questa settimana veramente piena di impegni, no? Sì, ciao Nicola, intanto e saluto i radioascoltatori. Oggi abbiamo, come l'altra volta, un po' di notizie sul tavolo della diretta. Purtroppo c'è una notizia, brutta notizia, che è successo, che è un fatto successo due giorni fa, credo, tra la notte di lunedì e martedì. Un uomo, Rutigliano, si è suicidato. Era un utente della casa alloggio che sta in via Maria Pia della Croce, vicino all'ospedale, tra la prima traversa a sinistra, venendo da su via San Francesco d'Assisi, venendo da Adelpia. E sai che apprendevo la notizia proprio pochi minuti fa da un'operatrice della casa, insomma, perché ci siamo sentiti per telefono e poi nell'ambiente, insomma, si è parlato di questa vicenda veramente poco piacevole. Sì, noi ce l'abbiamo già dal giorno che è successa questa cosa, però le indagini erano ancora in corso e non si è potuto, almeno noi ce ne agiamo così, non abbiamo voluto diffondere la notizia prima che le indagini fossero chiuse. Insomma, è intervenuto quella notte, praticamente questa persona si è suicidata, si è tagliata le vene, è stato scoperto il fatto dall'operatore di questa struttura, una struttura, diciamo, presidiata 24 ore su 24, l'operatore che ha subito chiamato il 118, ma intervenuti gli operatori sanitari hanno potuto purtroppo solo constatare il decesso dell'uomo. Un uomo di 58 anni di Adelpia, era lì per problemi psichiatrici di tipo bipolare. Insomma, quella è una struttura, è una casa alloggio che offre un servizio importante sul territorio, che è quell'assistenza, l'assistenza, diciamo, H24 di persone portatrici di problemi psichiatrici. L'indagine, si è aperta un'indagine che è durata, insomma, un po', credo, due giorni, dopodiché sia il medico legale che la procura hanno chiuso il caso come, appunto, caso di suicidio. Aperto, insomma, con una notizia veramente poco felice, considerando il periodo sicuramente festivo, no? Sì, purtroppo la cronaca è fatta anche di queste notizie. È fatta di queste cose. Poi ci sono altre notizie di cronaca, flash meno gravi, però che denotano un certo... in questi giorni si sono eseguiti due sfratti per morosità, si è presentato l'ufficiale giudiziario a casa di due famiglie che sono state sfrattate perché non possono pagare l'affitto. Quindi si sono presentati con i carabinieri e questo è un caso... purtroppo abbastanza frequente in Italia in questo periodo. Sono i morsi della crisi che fa abbassare il reddito delle famiglie perché la gente perde il lavoro e addirittura non si riesce ad arrivare non solo alla fine del mese ma anche a pagare l'affitto e ci si trova di fronte a problemi di questo tipo. Poi c'è stato un incendio stamattina di una canna fumaria su via Filippo Giampaolo, sono intervenuti i vigili del fuoco, c'è stato un po' di preoccupazione. Per fortuna non è successo nulla, praticamente una famiglia ha acceso il camino si è incendiato e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. È stata veramente, insomma, dura la situazione. Sono intervenuti però non è successo nulla, nulla di grave. Meno male. Poi passiamo alla cronaca, diciamo, politica, che è abbastanza nutrita oggi, Nicola. Cominciamo da una notizia che io reputo positiva e che riguarda quel tavolo tecnico di cui abbiamo parlato nelle due dirette scorse, che finalmente oggi si è tenuto, stamattina si è tenuto il tavolo tecnico che avrebbe dovuto tenersi il 5, però era stato spostato all'11. Il sindaco è andato stamattina, l'ingegner Darius, a rappresentare gli interessi della città di Rutigliano rispetto allo scarico dei reflui nella Lama San Giorgio. E qui stamattina è successo un fatto abbastanza importante che va verso una soluzione alternativa allo scarico dei reflui nella Lama.
o perlomeno si sono poste le basi perché si possa arrivare a una soluzione di questo tipo. Allora, il sindaco, quello che mi hanno detto, non ho parlato ancora con lui, l'ho chiamato stamattina, ma era in macchina, stava uscendo, per cui ho parlato con altri che c'erano e mi hanno informato e mi hanno detto appunto in sintesi di che cosa si è trattato. Allora, il sindaco ha proposto, ha messo in discussione la disponibilità che aveva dato in un primo momento sullo spostamento a valle di 3 chilometri dello scarico, cioè dal Vallone Guidotti a probabilmente Cicco Severini, perché giustamente, come abbiamo fatto presente anche noi del Comitato nella conferenza dei capigruppo che si è tenuta il 12 novembre scorso, perché non si capisce per quale motivo le trincee drenanti devono essere definitive a Putignano e a Gio del Colle, invece provvisorie a Casa Massimo, con lo scarico comunque spostato di 3 km a valle a Rutigliano. Sulla base di questo ragionamento abbastanza logico e di buon senso, il sindaco ha detto: se dovete fare trincee drenanti a Gio del Colle, a Putignano, definitivi, è giusto che siano definitivi anche a Casa Massimo, per cui non venite a Rutigliano. Se si andate avanti col progetto della costruzione di queste trincee drenanti, che come abbiamo detto la volta scorsa esiste un progetto definitivo che sarà messo cantierizzato non appena faranno la gara d'appalto, ma a differenza di come sono state concepite quelle trincee, cioè provvisorie, il sindaco vorrebbe che le trincee drenanti a Casa Massimo siano definitive per evitare lo scarico nella Lama San Giorgio Rutigliano. Questo è un fatto positivo perché addrizza un po' il tiro, la piega che su quel tavolo tecnico la posizione del Comune di Rutigliano stava prendendo fino a luglio scorso. C'è stato un dibattito, l'assessore Giannini si è anche un po', come dire, infervorito perché ha detto al sindaco: ma tu fino a mo hai detto eri d'accordo con lo spostamento a valle, poi il sindaco ha ribadito che questa cosa funzionava quando non c'erano alternative, ora voi le alternative per quei due comuni le avete trovate, noi stiamo soltanto dicendo la stessa alternativa, fate la Casa Massima, non si spiega, altrimenti cioè, non si capisce per quale motivo appunto lì sì e Casa Massima no. E praticamente poi c'è stata una cosa interessante, c'è stata l'ARIF, l'autorità regionale irrigazione foreste, presente a quel tavolo, che ha proposto, mette a disposizione la rete dei pozzi di sua competenza, appunto per distribuire l'acqua affinata, quello è un'altra valvola di sfogo dello smaltimento delle acque reflue. Un fatto interessante perché va nel senso delle proposte che abbiamo fatto, che il Comitato Cittadino Salviamo Lama San Giorgio sta facendo da 3 anni, e che un ente che gestisce una importante rete di distribuzione dell'acqua dica che si può utilizzare tranquillamente questa rete per non emungere dai pozzi, ma addirittura per distribuire l'acqua reflua affinata e in regola, è un fatto importantissimo. Quindi tra l'alternativa delle trincee drenanti, l'affinamento dell'acqua e il consumo di questa acqua reflua in agricoltura attraverso questa rete di distribuzione, e il problema dovrebbe risolversi a questa maniera. Quindi stamattina sono successi questi fatti molto importanti che approfondiremo poi meglio, più nel dettaglio, quando avremo l'opportunità di parlare col sindaco. In effetti è una cosa veramente molto, molto valida, no? È una svolta, speriamo, decisiva alla fine. Speriamo decisivo, anche perché la conclusione, cioè stamattina si sono lasciati da quel tavolo con l'impegno di Giannini, dell'assessore Giovanni Giannini, a dare il via definitivo alle trincee drenanti a Casa Massima, e nelle more della costruzione delle trincee drenanti, siccome c'è un problema del depuratore di Casa Massima, è un'infrazione comunitaria per cui si pagherebbero un sacco di soldi di multa, per attivare il nuovo depuratore lui si è impegnato, attenzione, l'assessore regionale Giovanni Giannini, quello che ha nelle mani la soluzione potenzialmente, cioè il potere decisionale su queste vicende, ha detto che
nelle more appunto della costruzione del Vice Renanti, si impegnerà a trovare una soluzione alternativa allo scarico dei reflui nella Lama a San Giorgio, da tutte le parti, cioè Putignano, Casamassima e Rutigliano. Questo è un fatto veramente positivo che noi approfondiremo da domani in poi. E speriamo, insomma, che si possa giungere in un tempo anche rapido per tutti, insomma, una soluzione valida e definitiva, anche se poi non ci rendiamo conto come mai, se c'era un'alternativa a tutto quello che è successo in tutti questi anni, come mai non si è presa in considerazione dal primo momento? Perché la soluzione di buttare l'acqua per strada, diciamo così, tra virgolette, È più insomma, in facile. aperta, è È più facile. quella più facile, che avrebbe anche permesso di spendere 8 milioni di euro per la canalizzazione di questi reflui nella lama, cioè non solo i reflui nella lama, ma anche un intervento invasivo che alla lama, contro il quale intervento noi ci siamo battuti come dire, con i denti e con le unghie. E insomma, la soluzione si sta profilando all'orizzonte, così come abbiamo sempre detto e voluto, non soltanto noi, Comitato Cittadini Salviamo Lama San Giorgio, ma anche il Comune di Rutigliano. Poi c'è un'altra, Nicola, se Sì, hai qualche altro minuto, no, io ti parlerei di un io fatto. leggevo una cosa interessante sul tuo sito, marciapiedi chiusi per feste natalizie, mi è piaciuta tantissimo, Com'è? precedenza agli alberi, marciapiedi chiusi per feste natalizie, Detto precedenza sia. agli abeti, pardon, oppure agli alberi, insomma. Agli abeti, precedenza agli abeti. E pare che a Rutigliano, insomma, la precedenza sui marciapiedi l'abbiano in questo periodo gli No, abeti, perché sono stati con loro. Dimmi, dimmi. devo dire che la foto è molto eloquente. In realtà l'albero occupa completamente il marciapiede e ci sono due persone che, insomma, devono fare il giro dalla strada. C'è un'anziana signora che cerca di scendere dal marciapiede, lo hanno bypassato, diciamo, andando praticamente sulla strada. No, il problema è, come si dice nell'articolo, non è una polemica contro l'addobbo natalizio, attenzione, io lo spiego bene, stamattina mi sono proprio trovato lì per caso e ho visto questi signori in difficoltà, poi c'erano le altre sul lato opposto, un passeggino, altre due signore con un passeggino, arrivati vicino al parrucchiere lì, Marilyn. No, si sono dovute fermare perché non sapevano come fare. Da un lato c'era la macchina parcheggiata, no? Proprio rasa al marciapiede, appunto al cordolo, e poi dall'altro lato c'era questo abete che ha praticamente ostruito completamente il marciapiede. Ora, è una questione di buon senso. Anche chi, io non credo che sia stata un'indicazione dell'assessore, tra l'altro ho incontrato anche l'assessore, ho posto il problema, gli ho detto: guarda, che sto scrivendo, cioè, no, voglio dire, però insomma, dati da fare perché. È una situazione insomma, anormale, non potete ingombrare i marciapiedi a quella maniera. Mettete gli alberi, ma li mettete nei punti dove non danno fastidio. Questo è. Quindi la polemica non è sull'addobbo natalizio, sugli abeti che fanno il loro mestiere, insomma, sono belli, danno il senso della festa, come ho scritto, ma su come certe cose vengono fatte. Un pochino di più attenzione, ecco. Eh sì, in effetti è vero, è Lui mi giusto. ha assicurato che avrebbe chiamato immediatamente la ditta che ha il vivaio, che ha messo a disposizione tutte queste piante, che cioè, le avrebbe fatte spostare. Adesso staremo a vedere se questo avverrà. Poi, dicevo, la notizia importante anche sul piano politico è che, se vi ricordate, l'abbiamo trattata su Rutigliano Online. La settimana scorsa c'erano stati un po' di una conferenza dei capigruppo abbastanza concitata, perché qualcuno aveva proposto di riportare i componenti delle commissioni consiliari da 7 a 9. 7, la riduzione a 7 era stata fatta non appena insediata il Consiglio Comunale a luglio. Perché si erano ridotti i consiglieri, la legge aveva ridotto il numero dei consiglieri comunali, aveva ridotto il numero dell'assessore, non si capiva per quale motivo il numero dei componenti delle commissioni doveva rimanere lo stesso, e si è ridotto anche il numero dei componenti delle commissioni da 9 a 7. Solo che Nicola Giampaolo, fin dal primo consiglio comunale, aveva posto il problema della sua presenza in tutte le commissioni, e lui riteneva che la sua presenza in tutte le commissioni era un diritto, perché lui da solo poteva formare il gruppo così come gli altri. E
questo quesito il Presidente del Consiglio l'ha posto al prefetto a luglio. Il prefetto ha detto sì, che i due candidati sindaci hanno diritto ad essere presenti e rappresentati nelle commissioni, quindi cioè, per far posto ai due in tutte le commissioni il Presidente del Consiglio ha fatto una conferenza di capire per capire come si poteva fare. C'era chi ha proposto in quella sede, come Deli Torri, Martire, la Lepore e altri, di allargare, di ritornare a 9 come componenti per una questione di maggiore rappresentatività. C'era chi invece voleva rimanere a 7 per una questione di spending review, come il PD, era giusto che si riducesse anche le commissioni. Ora, stamattina si è riunita la conferenza dei capigruppo e hanno deciso all'unanimità di portare a 9 i componenti delle commissioni consiliari. Però attenzione, il gruppo consigliare dei 5 consiglieri comunali di opposizione, vuol vedere che Rutigliano, hanno proposto di allargare a 9, ma la presenza nelle commissioni è gratuita, cioè di cancellare, di rimuovere il gettone di presenza. Loro non lo prenderanno il gettone di presenza. Si è aperto il dibattito, questa è stata una relazione che ha fatto Minguccio Altieri, appunto proponendo l'allargamento a condizione che non gravasse questo ulteriore allargamento né sulle casse comunali. E allora hanno proposto la rimozione del gettone di presenza, perlomeno loro non lo prenderanno in tutte le commissioni in cui sono presenti. Vabbè, ma è stata la conferenza dei capigruppo che già non lo prendeva. È una proposta che devono valutare o una proposta che poi passerà e sarà uguale per tutti? No, loro hanno deciso per conto loro e comunicheranno al segretario questa loro decisione, poi probabilmente sarà anche ratificata dagli organi del comune, cioè a loro non gli arriverà più perché non lo vogliono il gettone di presenza. Per una questione appunto di simbolica, perché tra l'altro il gettone di presenza delle commissioni, si tratta di 20 euro lordi, cioè veramente una sciocchezza, però cioè, di questi tempi questo gesto ha più un valore simbolico che un valore sostanziale di risparmio economico. Certo. Quando è stata proposta questa cosa, gli altri componenti della conferenza di capigruppo erano di diverse opinioni. C'è chi mi parla la grande maggioranza degli altri componenti rimasti ha deciso di devolvere in beneficenza il loro gettone di presenza, e c'è chi, qualcuno probabilmente, che non si è espresso, così mi è stato riferito. Però il fatto politico rimane e ha tutta la sua valenza simbolica, che l'opposizione, i 5 consiglieri, rinunciano al gettone di presenza come componenti delle commissioni consiliari. Anche questa mi sembra una buona strategia, perché insomma il fatto di voler essere presenti, poi bisogna capire anche il perché e il per come, insomma. E quindi allora, una buona strategia. Sì, Nicola, c'è una notizia importante, politica, che riguarda il rapporto fra il sindaco Roberto Romagno e l'opposizione consigliare. Se voi vi ricordate, io l'ho pubblicato pure su Rutigliano Online, qualche tempo fa, il 1° dicembre, l'opposizione ha inviato una lettera annunziante denunciando il comportamento del sindaco reticente rispetto alle interrogazioni con risposta scritta che loro in questi 5 mesi di consigliatura hanno fatto e che alle quali interrogazioni interpellanti non hanno ricevuto risposta. Allora, sono qui le loro nella lettera che hanno mandato al prefetto il 1° dicembre, le elencano tutte le interrogazioni alle quali il sindaco non ha risposto, e sono 11, e loro denunciavano appunto la mancanza di risposte del sindaco e della sua amministrazione alle interrogazioni presentate e più in generale all'assenza di considerazione per l'attività istituzionale dell'opposizione. Ora, il prefetto ha risposto, no? Non all'opposizione, ha mandato una lettera al sindaco, una lettera che ha un valore politico abbastanza importante, che non produce una conseguenza immediata sul piano istituzionale, ma è una lettera, un invito che un sindaco non dovrebbe ricevere da un prefetto. Perché?
Il prefetto praticamente ha scritto al sindaco dicendo: alcuni consiglieri comunali hanno trasmesso una nota con la quale lamentano la mancanza di risposte a varie interrogazioni e proposte presentate negli ultimi mesi. Io vi sto leggendo testualmente la lettera. Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare la necessità della scrupolosa osservanza delle norme di legge statutarie e regolamentari che presiedono al funzionamento dell'attività amministrativa. In quest'ottica, quindi, si invita la signoria vostra, cioè il prefetto invita il sindaco, a porre in essere ogni azione necessaria ad assicurare l'esercizio del diritto di iniziativa riconosciuto ai singoli consiglieri comunali dall'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il testo unico degli enti locali. Si resta in attesa di un cortese riscontro. Cioè, il sindaco ha avuto questo richiamo dal prefetto, in qualche modo è un fatto, come dire, non grave, grave, però non è una cosa Non è una bella normale, cosa, non è una bella non è una bella cosa per il cosa. sindaco del comune di Rutigliano, cioè che il prefetto gli debba ricordare che tu, insomma, il tuo dovere è anche rispondere a quello che ti chiede ufficialmente l'opposizione, e quindi questa è una vittoria politica dell'opposizione. In questo senso sì, una vittoria sicuramente morale rispetto, insomma, a un'attenzione, Morale politica, sì, perché loro hanno un'attenzione. sollevato il problema e hanno ottenuto questa risposta da parte del prefetto. Quindi d'ora in poi, quando allora non sappiamo se il sindaco risponderà dalla prima Si all'undicesima mette, si deve mettere a interpellanza sulla lavorare, base di queste si deve mettere sulla a base di lavorare questo invito. alacremente, insomma, deve rispondere quindi a 11 A quesiti 11 interpellanze, interrogazioni. e poi a tutti quelli che verranno, insomma, sarà un E bel chiaramente lavoro. non può, adesso il sindaco non può più esimersi dal dare risposte agli interrogativi che l'opposizione porrà anche in futuro. Chissà se l'opposizione adesso aumenta anche il lavoro, così insomma Adesso si lavorerà di più. probabilmente aumenteranno le richieste di, come le interrogazioni con L'interrogazione. risposta scritta da parte dell'opposizione. Il Staremo a sindaco vedere, insomma. dovrà Staremo a vedere. lavorare anche di notte, questo sindaco. Mettiamolo al lavoro perché insomma forse fa poco, deve fare di più. Va bene, Gianni, abbiamo altro da ricordare? Un minutino? No, 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 io bene. avrei finito, Nicola. Ok, Gianni, allora ci sentiamo la settimana prossima. Io volevo ricordare, insomma, che se i nostri radioascoltatori, i vostri lettori volessero fare delle domande, porre dei quesiti, porre delle attenzioni, possono farlo per quanto riguarda Radio 103 all'indirizzo email diretta @radio103.tv oppure, insomma, al vostro sito internet, no? Vuoi Sì, dare l'indirizzo? www.rutiglianoonline.it, Sì. che si può, chi la perde la diretta oggi, la dovesse perdere anche domani in replica, credi che tu la mandi, no? Sì, ormai Alle abbiamo 11 può ricordato. recuperarla da Rutigliano Online, perché noi la pubblichiamo, non appena arriva il file, la pubblichiamo subito. Bene, buon lavoro, ci sentiamo la settimana prossima, Senti, direttore. buon lavoro anche a te, ti saluti i radioascoltatori, ciao. Ciao. Bene, ritorniamo insieme in diretta con l'informazione. Vi ricordo, l'appuntamento è ogni martedì e giovedì alle ore 18, in replica il mercoledì e il venerdì alle ore 11.